Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Parco Archeologico Scolacium a Catanzaro, in compagnia di Emi Bianchi, Creative Work Trainer, che adesso per noi comuni mortali, che siamo abituati all'idea del regista a tutto tondo, ci spiegherà qual è il ruolo, insomma, che ha in questa pista teatrale che crea de Marè, la storia di Maria Alfranco. Sì, grazie intanto. Dunque sì, la definizione di Creative Work Trainer sta a significare l'idea, il mio ruolo è quello di aiutare il processo creativo di lavoro partendo dalle intenzioni dell'autrice. In quanto la formulazione di questo progetto di Cria da Marè è arrivata perché Anna Macri mi ha fatto leggere questo testo basato sulla storia di Maria Alfranco, che è stato una bomba poetica. E quando Anna mi ha presentato questo testo, ho detto vorrei che diventasse un testo teatrale. E io le ho suggerito, secondo me questo testo può essere già stampato e pubblicato, ma non è un testo teatrale, perché è poetico. Apre l'immaginazione, è bello per la lettura, quindi dobbiamo lavorarci. Da lì è partito il seme, mi ha appassionato tantissimo. Vabbè, già conoscevo la scrittura di Anna, in questo testo secondo me molto poetico, ha espresso a un livello simbolico ancora più alto, quindi mi sono appassionata alla storia di Maria Alfranco, di cui purtroppo abbiamo avuto notizia in Italia dai telegiornali a marzo, ma che già negli anni precedenti si sentiva di questa storia, ma la conoscevamo poco e comunque non tutti. Siamo partiti da questo testo poetico per smembrarlo e ricomporlo in un testo teatrale, che poi non è neanche totalmente un testo prettamente teatrale, perché non ha le partiture del teatro. L'idea è di unire alla drammaturgia del testo la drammaturgia musicale, per cui la composizione è un lavoro di multilinguaggio. Il mio compito è quello di portare il più possibile armonia tra la parte musicale e la parte teatrale, tentando di arrivare, di raggiungere quello che è l'obiettivo di Anna. Io sai cosa ho pensato quando tu parlavi? Che tu sei un direttore d'orchestra, cioè tu sei una persona, perché comunque un trainer è una persona che mette ordine, un po' come se nel caos di Anna, che poi non è caos perché Anna nel suo caos crea veramente delle cose uniche, fossi andata lì e avessi voluto dare una sorta di ordine, mettendo, diciamo, non tanto degli schemi quanto delle armonie a qualcosa che realmente era un diamante grezzo. Ecco, tu probabilmente sei questo, sei riuscita a trovare la quadra, quindi siete complementari tu e Anna, per aver portato in scena e porterete insomma in scena il 23 agosto la vita di Marielle, così come insomma appare negli occhi di Anna. Sì, esattamente questo. L'idea è quella di trovare un percorso comune, un continuo dialogo fra me che faccio l'occhio esterno in questa fase e l'ho fatta anche nell'ambito del testo, della scrittura del testo, un dialogo con Anna continuo e con i musicisti, per cui non c'è un livello verticistico, per questo non c'è il regista, in questo progetto non c'è un regista, ma c'è una collettività. Ci sono delle persone che dialogano, si confrontano, che si esprimono, quindi possono anche dare degli input che io non penso e non li pensa neanche Anna, forse li pensano i musicisti o viceversa. E questo è un lavoro lungo, perché quando c'è un regista le cose vanno in un certo modo, perché il regista ha un'idea chiara e sa qual è il percorso che deve affrontare. In questo frangente è orizzontale. Quindi c'è sempre il dialogo e dobbiamo essere tutti d'accordo, trovare l'accordo. Ci sembrava giusto e importante per un progetto su Maria Alfranco avere questo tipo di atteggiamento, non un'idea che fosse sulle altre, ma un'idea da trovare insieme, perché Marielle faceva questo, trovava le idee insieme con gli altri, con la sua comunità e tentava di portarle nei luoghi deputati. E vabbè, e qui stendo un velo. E questa è stata la nostra intenzione, per cui il 23 portiamo questa anteprima, questa sorta di
dialogo col pubblico. Ok, siamo arrivati a questo punto, vogliamo procedere e abbiamo bisogno di un confronto reale con le persone. Non c'è mai una distanza tra il pubblico e chi sta sul palco. Noi vorremmo abbatterla. Certo, siamo sempre nella situazione di palco e pubblico, ma quello che vogliamo realizzare è una compartecipazione. Questo è l'obiettivo. Amy, porterete, abbiamo detto, in scena la vita di Marielle. La vita significa tante cose, significa il lavoro, l'attivismo politico, sociale, la vita di donna, la vita di madre. Tu sei donna, Anna è donna. I musicisti, vabbè, ci saranno anche degli uomini, però so che ci sono altre donne. È una visione del mondo, quella della donna, inclusiva rispetto magari molte volte a quella maschile, che è divisiva, dove ci sono dei generi, come dire, in compartimenti stagni che non è facile superare. Invece voi state cercando con questa vita, insomma la vita di Marielle, di eliminarli e anzi renderli più fruibili a tutti. Sì. Allora, diciamo che io non tanto amo fare la differenziazione, però diciamo preferisco collocare la situazione in un discorso dialogico tra il potere e chi non ha il potere, che poi è un certo tipo di potere, un potere che è oppressivo, un potere che divide, e chi invece questo potere tenta di trasformarlo, e in questo caso quindi è inclusivo. Non è una questione di donne o uomini. È vero che il potere esclusivo è stato spesso identificato antropologicamente col il maschile, ma ognuno di noi ha tutte e due le parti. Bisogna capire quale si vuole far emergere, quando e dove, perché serve in diversi contesti. E anche il fatto che il gruppo sia eterogeneo ci permette ancora di più di affrontare meglio questa situazione. È di concentrarci su il vero dialogo. Noi possiamo dialogare a prescindere da qualsiasi differenza. L'importante è essere ognuno è diverso, ed è bellissimo che siamo diversi, ma avere un obiettivo comune, un unico intento. Allora, per che cosa lavoriamo insieme? Nella diversità, mantenendo la diversità, perché la diversità non si deve perdere, perché altrimenti cadiamo nell'omologazione. Mariel Franco ci insegna questo in questa anteprima. L'idea è di dare una specie di tavolozza di colori su quello che era il Brasile. Noi iniziamo con il Brasile nel 2014, perché nel 2014 c'è stato il mondiale in Brasile, e in quello, grazie a questa occasione sportiva mondiale, in realtà nel mondo è apparsa un'altra parte del Brasile, cioè le lotte che si stavano conducendo per risollevare la povertà nelle favela e tutto il resto. Quindi il 2014 è un anno chiave. Da lì noi vogliamo far partire questo quadro, questa pittura sul Brasile, che nel nostro immaginario è sempre colorato, divertente, bello, si balla, si danza, c'è il carnevale, ci sono spiagge bellissime, luoghi meravigliosi. E poi conosciamo un po' le favela, ma non sappiamo veramente che cosa, come si vive lì. E questo displacement è, secondo me, molto interessante, perché tutti i luoghi dove la violenza diventa abitudine, diventa quotidianità, non è che si trovano solo in Brasile, si trovano in tutte le parti del mondo. Allora forse parlare di un luogo tanto distante, in un luogo del dolore, può avvicinarci a comprendere il nostro. Ed è per questo che è in scena Anna, che è la protagonista, l'attrice protagonista è Anna, cambia trasformando Anna in Marielle e poi ritornando Anna. Quindi in Calabria c'è del Brasile, in Brasile c'è della Calabria, e così per altri luoghi del mondo, che sono luoghi dell'anima. E io mi auguro che questo lavoro possa raccontarci del fatto che non dobbiamo mai abituarci alla violenza. Quando diventa un'abitudine, diventa la nostra quotidianità, diventiamo delle bestie. Purtroppo. E quindi vogliamo raccontare questa cosa.
e Marielle ci dà l'occasione con la sua voce potente. La tua voce però in questo momento, la voce di Anna il 23 di agosto qui al Parco Scolacium a Catanzaro, sarà occasione per portare, tu parlavi prima di tavolozza di colori, io inviterei proprio la comunità LGBT calabrese a venire proprio a assistere insomma allo spettacolo che riporta in vita Marielle e che magari potrà riportare in vita Marielle anche in altri luoghi fuori dalla Calabria, quindi che il colore venga qui il 23 di agosto, quindi fra qualche giorno, la comunità LGBT è invitata a partecipare tutta per essere veramente, come dicevamo prima, Marielle presente, ma soprattutto per dare un'idea che il Brasile e la Calabria non sono poi così lontani. Grazie davvero Ami Bianchi, ci vediamo insomma in scena il 23. Liberi TV, Riccardo Cristiano.